Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Oggi mi trovo a passeggiare con un amico, il dottor Alessandro Cialdella, osteopata di Corato, sul bellissimo lungomare di Biceglie. Stiamo conversando su come poter mantenere lo stato di salute nelle persone. Allora, cosa ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Mantenerci in normo peso? È ovvio, se una persona pesa troppo, il sovrappeso è come avere una macchina carica di peso. Le sospensioni vanno giù, gli ammortizzatori vanno giù e ci vuole più benzina per camminare. Quindi finché siamo giovani va bene, ma man mano che diventiamo grandi ne scontiamo i problemi. Bere 1,5 litri di acqua al giorno, mangiare correttamente e soprattutto fare dello sport. Il problema, la domanda che sorge spontanea, qual è? Bisogna fare delle passeggiate veloci o correre? A questo quesito ci risponde il dottor Alessandro Cialdella, osteopata di Corato. Salve, il punto è questo, che l'uomo si è progettato nella sua evoluzione per essere un camminatore, non per essere un corridore. E quindi tutte le sue strutture muscolo-scheletriche non sopportano la corsa intesa come la maggior parte della gente la intende, come jogging, quindi zompettare sul posto facendo piccoli spostamenti, ma è una vera e propria corsa che può essere fatta solo per 70 metri, così come avveniva nella preistoria. Quindi l'uomo ha tutta la sua biomeccanica strutturata per camminare, quindi fondamentalmente se vogliamo, come diceva il mio amico dottor De Mari, fare un'attività fisica, si deve fare un'attività fisica che sia il più possibile consona a quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano, che è appunto camminare. Grazie a tutti, seguite i nostri consigli.